Un applauso, se lo merita. E allora, io... Leo, benvenuto intanto. Grazie, grazie, benvenuto. Questo adesso, senza di te. Adesso tu il microfono lo dai a un mio amico, che adesso è il Pietro. E io devo dire qualcosa a sommativo, va bene? Allora, io questa manifestazione non la dovevo fare, perché un mese e tre giorni fa, è venuto a mancare mio padre, e quindi di conseguenza mi sono detto, la faccio, non la faccio. Sicuramente mio padre voleva che io la facevo, perché era sempre qua a vedermi, a applaudirmi e dire sei bravo. Ma la voglio fare pure per un'altra cosa, perché alla fine, dopo quando vengono a mancare le persone, uno riflette, vede tantissime cose e quindi di conseguenza pensa. Mio padre era un grand'uomo, veramente, perché pensa a quello che aveva fatto lui. Io sto facendo questo Festival Solfare perché lo voglio dedicare a lui. In poche parole, lui amava lo sport, ha fatto il massaggiatore per tante squadre, per il Sommatino, la De Gasperi, la Medigliana, il Riesi, e ho visto che quelli dello sport non sono venuti a dare un saluto a mio padre. Lui è uno che ha fondato la banda musicale qua a Sommatino, era uno che la banda per lui era tutto, tanto che io a 13 anni, 12 anni mi faceva suonare il bombardino lì dove c'era il comune, alla parte di dietro, ancora il comune non c'era, c'era un ambulatorio, e quindi di conseguenza dovevo suonare per forza il bombardino. Prendevano loro, insieme ad altri affezionati, i maestri, pagavano pure la casa di tasca loro affinché la banda musicale di Sommatino, qua a Sommatino c'era. E mio fratello suonava nella banda musicale, suonava la tromba, però anche quelli della banda musicale, alla fin fine, a mio padre, non sono venuti neanche a salutarlo, e quindi mi sono detto, ma perché? E allora faccio una cosa. Visto che si dice demo profeta in patria sempre, io abito a Roma comunque, mi sono detto questa volta lo spettacolo musicale del Festival del Solfare lo faccio e lo dedico tutto a mio padre Leonardo Virgoni. Bravo! Un piccolo pensiero per tutti i nostri cari che non ci sono più, al papà di Leo che se n'è andato da poco. Ma tu sei povero e nulla tenente. Oppure un serrecco è persona importante, che tu scrosci oppure non contenente, che hai alla liccia oppure un signorante, la morte non la può comandare, chi ti decide quando va bene? E quando vieni non stare a sbraietare, non sei accostato te ne chiedi. La morte non ha il metro di misura, ti chiama fra cent'anni oppure ora, ma quando l'ho chiamato Ida Sammira non c'è può manco la chiude il cuore. A tutti gli interconosci della pace, è inutile perciò che tu t'ammorsi. Se ti chiamo coeto appresso, pace, ma non serve fare storia e capriccio. Se domani rivedrò l'alba, voglio pregare per tutti quelli che non la vedranno mai più. Aspetterò quell'ora fatale che man mano mi condurrà lassù. Hai combattuto il buon combattimento, hai finito la corsa e hai consegnato la fede. Oramai ti è riservata la corona di giustizia che il nostro Signore ti assegnerà. Con buon impegno, quando non ci perdo e manco ci guadagno, ci dico che dovrei essere un mappagno. Per dire solo cose buone per possibile. Non solo cosa voglio lei, è un grande amico mio, a che correranno, ranno, mia ossia. Se caccerà Mananno, sa che gran poesia, sa che gran rima. Ma io poveriggio le mie a questa testa nica che fare, che ci posso dire? Lo sarò tu solo con una frase antica. Sarà con te, vuoi sapere la dica? Grazie. Lillo Chiantia.